siamo sempre al Vinitaly dopo aver ascoltato la voce degli agricoli, dei rappresentanti dell'agricoltura e del vino. Ora abbiamo con noi un assicuratore, Daniele Caceffo, responsabile di tutta la business lines agricoltura di Cattolica Assicurazioni. Daniele, benvenuto, è la seconda volta che ti coinvolgiamo a portare il tuo contributo su assicurazioni e agricoltura. Tu sei una persona molto esperta e rappresenti comunque una compagnia che ha una lunghissima storia e un grandissimo expertise in questo settore. Ecco, ci puoi raccontare, noi ci abbiamo intervistato proprio in questo periodo l'anno scorso, ma com'è andato il 2022 dal punto di vista degli assicuratori? Noi come ascoltatori del settore sappiamo che il combined ratio sta aumentando e anche le tariffe da voi proposte, voi come assicuratori in generale ovviamente. Ci puoi dare il tuo commento? Sì, buongiorno e grazie Marcella. Diciamo che il comparto assicurativo nel mondo dei rischi atmosferici è un comparto in forte difficoltà. La combined ratio delle principali compagnie supera di gran lunga il 100%, raggiungendo una media del 110% di core e quindi una perdita netta costante da parte del mercato assicurativo e riassicurativo. Basti pensare che sono spariti dal mercato riassicurativo nel bacino di Mediterraneo tutti i riassicuratori internazionali, d'accordo? Quindi un anno molto difficile, nonostante il 2022 sia stato certamente un anno in cui il core, quindi la combined ratio, che per noi significa i premi incassati e i sinistri pagati, diciamo, sia stata leggermente positiva. Quindi un anno, diciamo, uno spiraglio di luce nel 2022, ma all'interno di un comparto che purtroppo ci fa consuntivare costantemente dei dati negativi, e questo ha comportato inevitabilmente un peggioramento, cioè un peggioramento lato, diciamo, azienda agricola, dei presidi normativi e tariffari, quindi un incremento costante del pricing e delle tariffe. Bene, ma è importante sapere questo perché comunque è un mercato, diciamo, molto, diciamo, difficile, sfidante dal punto di vista assicurativo, però c'è un grandissimo bisogno di assicurazione da parte delle aziende agricole italiane. Ecco, e dal vostro punto di vista, Cattolica come si è mossa? Cattolica, all'interno, visto che siamo a Vinitaly, all'interno del mercato vitivinicolo, pensate, noi assicuriamo 78.000 aziende come numero complessivo, di cui 12.000 specificatamente sono produttori di uva e quindi che operano, diciamo, all'interno del comparto. E teniamo presente che Cattolica ha un'offerta assicurativa molto evoluta, un'offerta assicurativa che garantisce veramente a tutte le aziende la copertura, perché è un'offerta che spazia, diciamo, su tutti i pricing, quindi sia low cost per le aziende che hanno necessità di assicurarsi solamente per i danni catastrofali, ma anche un'offerta che è via via incrementale in termini di qualità, sul prodotto, sulla qualità dell'uva da vino, con un'offerta incrementale che garantisce un'offerta di danni qualitativi via via maggiore, no? Quindi anche le aziende che producono un'uva, una bacca di qualità, riescono ad assicurarsi con dei prodotti customizzati proprio e fatti su misura per le loro necessità. Ecco, Daniele, grazie per queste specifiche, per questo interessante approfondimento. Ecco, però Cattolica non assicura soltanto le aziende vinicole. E sul resto delle imprese agricole, come mi state muovendo? Allora, intanto rispondo parlando della zootecnia. Dovete pensare che Cattolica ha un market share nel mondo zootecnico, sempre agevolato dallo Stato con un sussidio pubblico, del 90%, di quasi 90%, e quindi è un settore assolutamente distintivo all'interno, diciamo, del carattere distintivo di Cattolica dell'agricoltura, no? Quindi un piccolo settore, ma in cui noi siamo assolutamente leader. Nel mondo del property agricolo, quindi sulla parte incendio, anche lì Cattolica ha una posizione assolutamente di dominanza, perché abbiamo un prodotto che è assolutamente molto molto competitivo, modulare per l'impresa agricola, tra l'altro un prodotto nuovo che ci vedrà poi uscire sul mercato a breve, no, con anche un restyling. Grazie Daniele per la tua partecipazione a Italy Protection Forum 2023. Grazie a te Marcella, grazie a voi. Dopo aver ascoltato la voce di Daniele Caceffo,
Ora un altro speciale collegamento per voi. Abbiamo il dottore Loris Bonato, responsabile dei rischi agricoli del gruppo ITAS. Benvenuto, dottore, grazie di essersi collegato oggi qui con noi. L'abbiamo invitato, abbiamo chiesto appunto Grazie a voi. questo collegamento, in quanto ITAS è uno dei player più storici forse nel mondo dell'agricoltura, un player importantissimo. Quindi volevamo ascoltare, abbiamo piacere di ascoltare anche la sua voce. Dottore, oggi che cosa significa rischi agricoli per il grande gruppo ITAS? Ma innanzitutto ITAS è la compagnia più vecchia d'Italia, fondata nel 1821 e per territorialità, per vocazione storica, ha sempre seguito i rischi agricoli. Quindi il nostro territorio d'origine, il Trentino, è un territorio dove l'agricoltura e la cooperazione sono da sempre ben sviluppati e quindi ITAS ha sempre seguito il territorio. Fare agricoltura significa appunto, avere attenzione per quelle che sono le peculiarità dei territori, per quelle che sono le caratteristiche delle aziende agricole. E per farlo al meglio, ITAS ha sviluppato un ufficio dedicato, forse è la peculiarità che ci contraddistingue rispetto al resto del mercato, dove andiamo a gestire sia tutta la parte rami elementari, quindi la gestione del patrimonio delle aziende agricole, ma anche la parte di gestione del reddito e quindi delle avversità atmosferiche sulle colture. Il nostro ufficio è costituito da specialist dell'agricoltura, sono degli agronomi, proprio per riuscire a capire e a sviluppare delle coperture anche tailor-made dedicate ai nostri agricoltori. Quindi diciamo che oggi per ITAS fare agricoltura significa essere attenti a quello che ci circonda, essere attenti a quelle che sono le nuove esigenze degli agricoltori e quello che è lo sviluppo delle aziende agricole, che non sono più solo aziende produttive, ma sono aziende che all'interno hanno diverse attività. Quindi la multiattività probabilmente è la parola chiave delle aziende agricole oggi. Beh, grazie e complimenti insomma, per la vostra attività in questo settore. Ecco, in termini di offerta, ci sono delle novità che avete fatto negli ultimi tempi oppure qualcosa che state sviluppando? Ma da poco è uscito il nostro nuovo prodotto sull'agricoltura, si chiama In Agricoltura, è uscito a maggio del 2022. Ecco, su questo prodotto, proprio in termini di innovazione, abbiamo cercato di dare maggiore spazio a quelle che sono le attività connesse all'agricoltura. Quindi quello che è la parte agriturismo, quello che è la parte contoterzismo, quello che è la parte fattoria didattica. Tutte quelle attività che fino a qualche anno fa probabilmente erano sconosciute o marginali nelle aziende, ma che oggi sono una delle principali fonti di reddito. Poi, per quanto riguarda questo prodotto, abbiamo voluto porre l'accento anche su determinati argomenti, determinate casistiche che sono vicini a quella che è la mutualità. Ricordo che ITAS è una mutua e quindi come tale il contesto sociale per ITAS è fondamentale, quindi concetti come il biologico, la sostenibilità, sono concetti che abbiamo voluto inserire e premiare all'interno del nostro prodotto, così come il concetto di agricoltura sociale, quindi il reinserimento delle persone che passa anche dal lavoro agricolo, sono temi che abbiamo trattato nel nostro prodotto senza nulla togliere a quelle che sono le coperture standard per dire, quindi le coperture legate alla produzione dell'azienda agricola, ma c'è tutta questa parte che abbiamo voluto mettere in risalto. Oltre, diciamo, a questa polizza, a questa offerta legata alla gestione del patrimonio aziendale, chiaramente ITAS offre anche il servizio di gestione del reddito delle aziende, quindi danni alle colture. E è uno dei principali player in Italia per quanto riguarda la gestione del rischio atmosferico. Chiaramente è un mercato decisamente difficile, è un mercato da dove diversi player, diversi riassicuratori stanno scappando, ma secondo noi rimane comunque un punto di contatto con le nostre aziende, un servizio che dobbiamo dare
chiaramente con maggiore attenzione rispetto al passato, ormai i rischi da gestire sono molteplici e ci chiedono di gestire anche dei rischi sistemici, se vogliamo, e non puntuali, come può essere il gelo e la siccità, e quindi chiaramente va data molta attenzione a questo ramo e va trovata una sostenibilità in questo ramo, però secondo noi il concetto non è non assicurare, ma trovare il modo di offrire il servizio nella maniera sostenibile. Grazie, grazie dottor Bonato per queste specifiche. Con una curiosità che viene spontanea, e da quello che ha parlato, voi assicuratori vi siete attrezzati per cercare di soddisfare tanti rischi che sono emersi in questi anni alle aziende agricole. Una volta assicuravate soltanto la grandine, oggi ci sono più coperture che potete offrire. Ecco, ma secondo lei, non parlando soltanto di ITAS, ma parlando un po' di tutto il settore assicurativo italiano, voi come sistema assicurativo riuscite, secondo lei, a soddisfare tutte le esigenze delle aziende agricole? Voi parlate con queste persone, no? Più di quanti magari fanno tanti altri assicuratori. Io credo che le coperture ci sono. Il discorso è che le aziende agricole sono in continua evoluzione. Cioè, qualche anno fa si parlava di aziende agricole produttive, oggi abbiamo un cambio generazionale, abbiamo aziende sempre più grandi, non più a gestione familiare, dove gli imprenditori agricoli sono dei veri e propri imprenditori e dove effettuano delle attività che non erano tipiche del mondo agricolo. Quindi le coperture, a mio modo di vedere, ci sono, si tratta di capire quali sono le reali nuove esigenze e si tratta in qualche modo anche di attingere dagli altri prodotti e dalle altre situazioni che stiamo gestendo nel mondo dell'industria piuttosto che nel mondo del turismo e cercare di capire quali di queste coperture possono servire anche all'azienda. Prima parlavo di agriturismo, chiaramente molte delle coperture, molto di quello che offriamo all'agriturismo viene preso da quello che sono le nostre polizze turismo. Nelle aziende agricole oggi si fa trasformazione e quindi prendiamo delle coperture, delle garanzie da quella che è da quelle che sono le polizze industriali. Poi naturalmente questa attività sul territorio che noi stiamo svolgendo ci potrà permettere di continuare a evolvere la nostra offerta e di migliorarla in funzione di quella che è l'evoluzione propria delle aziende. Che cosa si deve attendere il mercato dal gruppo ITAS nei prossimi anni? Il tema ovviamente sempre di agricoltura. Ma il gruppo ITAS anche nei prossimi anni sarà presente al fianco degli agricoltori. Chiaramente scontiamo anche noi le difficoltà, soprattutto nel ramo gestione delle avversità atmosferiche, però come dicevo prima, la soluzione non è non assicurare, è trovare la sostenibilità. Oggi ci sono degli strumenti che interagiscono con le polizze e la compagnia non deve essere miope nell'utilizzare, nello sfruttare, tra virgolette, quelle che sono le opportunità che ci dà anche la gestione pubblica, che ci danno i fondi mutualistici, per integrare le polizze e per trovare un concetto di sostenibilità che ad oggi manca. Quindi sicuramente il gruppo ITAS nei prossimi anni lavorerà per trovare questo equilibrio e cercherà di migliorare la propria offerta per essere vicina all'evoluzione che stanno seguendo le aziende agricole.